Allora, la prima cosa sono le emozioni. Io dico sempre ai miei sposi, per fare un bel matrimonio non serve assolutamente un budget faraonico, ma serve quante emozioni ci metti dentro. Benvenuti a un'altra puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei loro sogni oppure da un lavoro apparentemente normale, hanno costruito accanto qualcosa di straordinario. Per questa seconda puntata del podcast abbiamo una quota rosa, la nostra prima quota rosa, ed è Laura Colleoni. Ciao Laura, come stai? Ciao, bene, proprio bene. Virone. Un po' emozionata perché giustamente. Come mi hanno detto nella prima puntata, mi hanno detto che è giusto essere emozionati per le cose importanti, quindi prendo questa tua emozione come un super complimento. Beh, sicuramente. Ok, e quindi la Sì. domanda è cosa fai nella vita? Cosa faccio nella vita? Allora, aiuto le persone a costruire le loro feste, i loro eventi, i loro matrimoni, a realizzare i loro sogni. Ok, quindi sei un'organizzatrice di eventi. Esatto. Ok, Potrei essere solo una wedding planner, ok. ma questa parola americana, inglese, insomma, non mi fa così impazzire, perché non faccio solo matrimoni, ma faccio un po' di tutto, per cui l'organizzazione è proprio, nell'organizzazione ci sono anche le cene in casa, i fidanzamenti. Quindi è una cosa a 360 gradi, diciamo, non è Esatto. soltanto una parte che potrebbe essere il Esatto. matrimonio, ma sono più eventi, proprio Ma tutti. addirittura ho fatto anche una cena dopo un funerale. Cosa vuol dire una cena dopo un funerale? In alcuni posti organizzano dopo purtroppo il funerale, la tumulazione, proprio il trovarsi tutti i parenti, gli amici e parlare del defunto e mangiucchiare qualcosa insieme. Che storia, io questa cosa l'avevo vista un po' nei film americani, la vedi, è una cosa che vedi, o se no al sud ho scoperto Esatto, che Sud era una Italia famiglia del sud, hanno organizzato questa Bari cosa. mi sembra, che ovviamente tutti abitanti a Bergamo, Ok. ma ovviamente sono arrivati parenti, insomma, da giù e questa usanza è stata fatta. Allora, ma com'è che è iniziata questo lavoro? È iniziato come una passione, è iniziata come una cosa per caso, cioè, oppure hai fatto un corso di formazione, io non ho proprio idea di come si entri in questo mondo. Allora, è iniziato solo 30 anni fa, perché ho organizzato il battesimo della mia bambina e dei miei nipoti, che abbiamo fatto un battesimo tutti insieme, perché nella famiglia sono nati tre bambini, in 4 mesi e abbiamo deciso di fare questo battesimo tutti insieme. Per cui da lì ho organizzato questo battesimo, che è stato molto bello, è riuscito molto bene. Ma una delle mie grandi passioni è sempre stato proprio l'arte del ricevere, dell'organizzare, è stata sempre un po' nelle mie corde. Per cui da lì è partito un pochino l'idea di fare questa cosa. Mi è piaciuto subito l'organizzare proprio l'evento in se stesso, che può essere appunto un battesimo così grande, ma che può essere proprio la cena in casa. Cioè il fatto di far sentire le persone accolte, cioè Accolte, l'organizzare, ok. coccolate, l'attenzione per il menù piuttosto che per l'allestimento, piuttosto che insomma l'arte del ricevere in Ok. generale. E proprio però la spinta proprio alla scelta di questo lavoro, insomma, all'inizio non era proprio un vero lavoro, è stato che ho invitato a cena degli amici dei miei genitori e li ho coccolati e neanche a farlo apposta, questa amica della mia mamma mi ha chiesto di andare a casa sua a organizzare una cena importante per i loro amici. E Quindi una cosa per caso. per Cioè, nel caso. senso, è partita
partita come un organizzare, diciamo così, una bella cena. Esatto. E poi è finita con un ma guarda quanto è brava la Laura a organizzare le cene, c'è una cosa proprio. Esatto. Ok. Ma la cosa bella è che io, fortunatamente, sfortunatamente, non lo so, non ho mai lavorato facendomi pubblicità piuttosto che usando social network, queste cose. Ma il 90% del mio lavoro è col passaparola. Quindi è una cosa che penso nel mio piccolo faccia ancora più piacere, nel senso che è un proprio riconoscimento diretto dalle persone. Sì, io Ah no, sono soddisfazione. soddisfatta del Ok, mio ok, lavoro e anche dal riscontro che ho, ad esempio, dalle mie spose. No, sono proprio contenta. ok, ok. Ok, quindi ma e poi come si è evoluta la cosa nel tempo? Nel senso, è partita come una cena in casa, diciamo così, e poi come è andata avanti la Ho questione? cominciato a fare corsi su tutto, corsi per allestire, corsi sul galateo, corsi nell'arte del ricevere, corsi di cucina base, cucina avanzata, alta cucina, sul modo di vestirsi, sul modo per ampliare sempre di più, insomma, le conoscenze che potevano servirmi per costruire un evento, perché nella costruzione di un evento veramente le sfaccettature sono infinite e non dico che devi saper fare tutto, ma siccome succedono delle cose a volte, devi sapere un po' destreggiarti a risolvere le varie situazioni. Ok, quindi è stata una cosa che da... Che lavoro facevi prima, tra l'altro? Non te l'ho neanche chiesto. Io sono perito chimico. Ok, quindi hai fatto un percorso totalmente diverso Il da mio diploma questo. forse è finito da qualche fondo di cassetto, non so più nemmeno dov'è. Guarda, ti dico la verità, il mio non l'ho ancora ritirato, quindi nel senso è una cosa che è rimasta proprio negli atti, può rimanere a scuola che... Esatto. Così non so come. Che lavoro facevo prima? Allora, ho iniziato disegnando maglioni, poi ho lavorato un po', forse meno di un anno con mio marito in azienda, ma assolutamente ho scoperto che non era proprio il mio posto e mi sono buttata subito in questa cosa e insomma, sono tanti anni ormai che lo faccio. Però è stato un percorso non, diciamo, un percorso che hai costruito da sola. Quindi ancora un po' più difficile, nel senso che non sei andata, in una scuola, diciamo, che ti ha No, insegnato no. tutto per filo e per segno, ma hai fatto più di cioè, un corso uno dietro l'altro, hai deciso qual era la tua formazione. Ho fatto un sacco di corsi Ok. perché io li ritenevo fondamentali per costruire il mio percorso, ma soprattutto la spinta proprio, insomma, la partenza definitiva è stato quando mio marito mi ha, fra virgolette, obbligato, molto caldamente spinto, non so se si dice, ma a seguire un corso all'Università di Arte e Mestieri a Milano con Enzo Miccio e Angelo Garini, che hanno importato nel 2002 il lavoro del wedding planner in Italia. Per cui io prima ho fatto sempre, insomma, corsi, corsettini, rubati a destra e a sinistra, ma poi con questo corso veramente è stato ma, la formazione definitiva per questo lavoro. E il fatto che ti faccio una domanda perché il nostro precedente ospite, Di Paolo, che è venuto con noi nella scorsa puntata, ci diceva che il fatto di affrontare un certo tipo di formazione, nel suo caso non una formazione universitaria, ma come la tua, cioè un corso super specifico e professionalizzante, ma affrontarla da più grandi, quindi non a 20 anni, come magari un universitario che esce dal liceo subito. Per lui è stato importante, nel senso che gli ha fatto riconoscere un pochettino di più quali erano i valori di questa cosa. Anche per te è stato così? Cioè, più importante farlo dopo, diciamo? Sicuramente, anche perché sai veramente che cosa ti aspetta. Io qualche lavoro l'avevo già fatto, cioè sul campo c'ero già stata,
con le mani dentro un evento, c'ero già stata più volte, per cui le informazioni, tutte le varie discipline che durante questo corso, questo periodo di studio ci hanno fatto affrontare, sono state, come dire, un riconoscimento, un approfondimento di quello che avevo vissuto sulla mia pelle senza, cioè, avendo l'esperienza ma non avendo la Certo, formazione. non esserne a digiuna ti ha aiutato ad Esatto. approfondirle, a Per dargli una forma. esempio, ai primi eventi morivo di paura perché avrò fatto bene, avrò fatto male, mi mancherà qualcosa. Man mano ne fai, più esperienza accumuli e più sicurezza hai. Anche se ancora adesso, dopo tanti anni, la notte prima dell'evento tendo a non dormire, a dormire poco perché mi faccio sempre mille scalette nella mente, piuttosto che hai sempre l'ansia di dimenticare qualcosa, che qualcosa non vada bene, e così via, insomma. Beh, però quello è, secondo me, un sintomo di una passione vera, del fatto che uno ha cura anche del suo lavoro dopo tanti anni, che non è una cosa banale, perché si sente spesso che magari c'è qualcuno che lavora in un ambito da tanti anni e dopo un po', tra virgolette, si stufa o comunque diventa routine. Nel momento in cui le cose diventano troppo routine, penso che vadano pian piano a morire, mentre invece questa sana ansia, chiamiamola così, penso sia un bel sintomo di una persona che ha ancora una super passione per il suo lavoro e penso Sicuramente, sia molto sicuramente. bello. È veramente un valore aggiunto. Io dico sempre che il giorno che farò due matrimoni uguali cambio lavoro, perché ancora adesso che ho 60 anni compiuti non ho ancora deciso cosa farò da grande. Ok. Per cui il fare sempre cose nuove, con persone diverse, con budget diversi, con idee diverse, con motivazioni diverse. Io dico sempre ai miei sposi, dovete metterci del vostro, dovete costruirlo il vostro matrimonio e La non farlo. domanda che volevo farti adesso era proprio quella, cioè era allora tu hai fatto tanti matrimoni, ma adesso se una coppia si volesse sposare, tra l'altro so che le tue coppie non sono sempre tutte giovani, cioè non si No, sposano a 30 anni tutti per no. forza, ma ce ne sono, c'è qualcuno che si è sposato a 60. Anche 70 Esatto, e oltre. quindi la cosa è, i consigli sono trasversali e quello che volevo chiederti è proprio questo, hai dei consigli, c'è un, tra virgolette, un manuale, un qualcosa di pratico che uno dice se volete sposarvi o anche solo magari, se volete organizzare un evento, queste sarebbero, sono delle cose da tenere in considerazione. Allora, la prima cosa sono le emozioni. Io dico sempre ai miei sposi, per fare un bel matrimonio non serve assolutamente un budget faraonico, ma serve quante emozioni ci metti dentro. E un'altra cosa fondamentale è che sia qualcosa che va bene, costruito, idealizzato dagli sposi, senza farsi plagiare, ascoltare interferenze, consigli che per carità sono importanti, però quando sono consigli e non imposizioni della mamma, della zia, della suocera, dell'amica o tutti fanno così. No, non è vero. È il tuo matrimonio, il vostro matrimonio e voi dovete metterci le vostre emozioni, perché quello che è importante per me non lo è per te. Ok, quindi tenerlo il più personalizzato possibile, Esatto. quindi ascoltarsi molto su queste Esatto, cose. Ok. esatto. In questi anni di esperienza ti sono capitate delle situazioni, immagino, magari strane, piuttosto che un matrimonio oppure un evento, perché noi adesso stavamo parlando di matrimoni, ma anche un evento in cui dici, cavolo, quell'evento è uscito proprio bene perché c'è stata quella cosa che super, cioè hanno pensato a una stupidata, ma ha avuto una resa spaziale. Sì, me ne ricordo uno particolarissimo di due giovani ragazzi che veramente hanno proprio messo tutto loro stessi in questo matrimonio. Hanno voluto fare delle cose magari
un po' criticati dagli ospiti, tipo non c'era un menù come al solito di un sacco di portate, ma hanno voluto fare una super grigliata dove tutti gli amici hanno portato il loro contributo Fantastico. con canti, balli, scherzi, divertimenti. E anch'io, che di solito non lo faccio mai, forse non l'avevo mai fatto e forse non lo rifarò mai più, mi hanno fatto ballare fino a notte fonda. Ti hanno coinvolto nella festa, non potevi rimanere No, fuori dalla festa. no, è cominciato tutto in una cosa divertentissima che mi ricordo sempre, è che nel parcheggio, quando sono arrivati gli ospiti, io vado sempre ad accogliere gli Ok. ospiti, insomma, ero in un angolo perché prima li faccio, insomma, arrivare tutti, cerco di non saltargli addosso, Certo. e a un certo punto c'era un giovane uomo che, insomma, con le braccia in vita, dice: "Ma hanno detto che c'era la Shura Wedding, che era qua a aspettarci, ma ha messo mia andochelè che è la Shura Wedding". E Ti allora eri io, mimetizzata. molto timidamente, sono andata e mi sono presentata come la La Shura Shura Wedding. Wedding. E per tutto il matrimonio sono stata chiamata la Shura Wedding. I miei figli ancora adesso ogni tanto mi prendono in giro e mi chiamano così. Ti hanno battezzato anche quel Esatto, matrimonio, ormai hai esatto, quel titolo. esatto. Esatto. Però è stato veramente, veramente molto, molto divertente. Dagli scherzi alle promesse che si sono fatti loro davanti ai loro ospiti, perché si sono sposati in chiesa e ovviamente in chiesa ci sono le promesse che sono standard, insomma. Certo. Però loro hanno voluto fare questa cosa, il promettersi quello che per loro era importante, la vita insieme. Quindi è stato davvero, come dicevi prima, un matrimonio pieno delle loro Emozioni. emozioni e storie. Ma invece ci sono stati degli episodi o delle cose particolari, cioè nel senso, mi immagino in tanti anni magari c'è stato qualche episodio o qualche disguido tecnico che invece è stato risolto brillantemente. Sì, sono successe di tutti i colori. Infatti, prima o poi, forse l'altro lavoro che farò da grande sarà scrivere un libro. Ok, su queste cose avrei un tot di memorie, quindi si può Esatto. Ho un fare. libricino magico su cui appunto tutti gli aneddoti, i disastri, le risate. Poi Ok. la gente, bene o male, spesso non si accorge di quello che succede perché non sa, per cui, perché giustamente non lo mettiamo al corrente, Beh, insomma, anche una buona abilità tenere nascoste alcune cose, degli forse. scivoloni che Giusto. succedono, però ne succedono veramente di tutti i colori, di tutti i colori. Ma le cose più divertenti, alle cose più tristi, insomma, purtroppo, Hai un insomma, la vita. aneddoto che ci puoi dire oppure è tutto segreto? No, 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 alcuni sono un po' imbarazzanti, però alcuni, non so, la sposa che è rimasta chiusa in casa, Basta chiusa? è Cosa vuol dire rimasta rimasta chiusa chiusa in casa? al quarto piano, un quarto, quinto piano, non mi ricordo più, ha voluto prepararsi con le amiche e tutto, Ok. le amiche sono scese, lei voleva chiudere la sua casa da sola. Insomma, non si sa bene com'è successo. Ha spaccato la chiave No. blindata della porta blindata, per cui si è rotta. Quindi era lì lei vestito, Vestita, tutti sotto che l'aspettavano e lei la dentro. macchina, le amiche, e però lei dentro chiama il fabbro, Non ci chiama credo. niente, non si riusciva ad aprire perché, insomma, poi ti fai prendere un po' dal panico Sicuramente. perché, insomma, poi magari un fabbro più esperto l'avrebbe risolto il problema, però niente, quello che abbiamo chiamato non ce la Non riusciva. faceva, per cui chiama subito lo sposo, guarda che allora tutti gli amici dello sposo sono venuti lì, per cui c'era una Casino. quantità di gente che, tranne lo sposo, perché non doveva vedere Questo è la chiaro. sposa. All'apertura della porta lui non poteva essere Esa presente, ovviamente. esatto, per cui insomma è stato veramente il delirio. Alla fine sono arrivati i pompieri. Ah, quindi alla fine, cioè hanno La porta non si apriva proprio al quinto buttato piano. giù la porta. No, siccome non volevano buttare giù la porta perché poi sarebbe rimasta la casa sua un Certo. disastro, l'hanno fatta con l'autoscala, L'hanno calata dalla l'hanno finestra? calata dalla finestra. Dimmi che c'è un video di questa cosa, No, sarebbe fantastico. no.
Non l'hanno fatto perché Non era il momento, l'ansia chiaro, no? Però immagino vederlo, cioè. cioè, immaginati la scena, cioè, o meglio, non immagino, tu l'hai vista, Esatto, immaginiamoci no, noi la perché scena poi della sposa che scende. le scarpe col tacco non potevano essere messe, per cui ha lanciato le scarpe dalla Certo. finestra. Poi ha rotto le calze, perché le calze di nylon, Chiaro. insomma. Poi c'era il vestito con le sottogonne, per cui toglie le sottogonne, lancia dalla finestra. Cioè, Bellissimo. e insomma, il vestito non si doveva sgualcire, perché ovviamente prendi, tira, sistema, Sì. però insomma. I pompieri hanno voluto mettere un imbrago, penso si chiami, Certo, insomma, magari qualcosa di per cui c'era sicurezza. Sì, questo vestito un po' tutto sgualcito. poi l'imbrago sarà stato pulito tra le altre cose, quindi magari Vabbè, però era era l'ultimo lui. dei problemi, insomma. Però insomma, abbiamo riso tutti, si è risolto nel migliore dei modi e durante la festa, il matrimonio e poi la festa, sono riusciti a chiamare questo fabbro, un pochino più bravo del primo, che è E ha riuscito a sistemato. sistemare la porta. Certo. Per cui gli sposi sono partiti poi per il viaggio di nozze, ma con la casa chiusa. Questa cosa è fantastica. E quando eravamo lì, insomma, abbiamo avuto un po' di sudori perché alla Sembra fine il giusto. sacerdote è stato molto bravo, molto paziente e siamo arrivati con quasi 2 ore di ritardo. Ma in quel caso lì esatto, cioè uno dei tuoi compiti è anche gestire. Cioè, anzi, il tuo compito, Eh sì. immagino, è gestire tutto il resto. Cioè, in una situazione del genere, che è di emergenza, perché non Sì, c'è però niente. ecco, in un caso del genere anche il sacerdote è stato veramente molto carino, insomma, non era una cosa che nessuno si Certo. aspettava, insomma, Mi immagino anche la location, cioè, nel e senso, poi esatto, la c'è tutto il location resto. è slittato tutto, però insomma è stato bello comunque Certo. perché Sì, da ricordare, no, insomma, è fantastica questa cosa, da è proprio ricordare. fantastica. Sì, però di aneddoti ce ne sono veramente tantissimi. Beh, l'idea di scrivere un libro potrebbe essere la cosa. Sì, poi ogni tanto mi rileggo gli appunti e ogni tanto si ride, ogni tanto si piange, perché abbiamo organizzato anche un matrimonio in hospice. Ah, ok, proprio. Quindi ci sono state delle situazioni Sì, davvero particolari, davvero ok? particolari. Insomma, non è finita così bene, insomma. Chiaro, papi. Altre emozioni, però, insomma, non così liete. Certo. Ok. Ma invece, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Dicevi, non so ancora, magari Cosa da farei? grande cambio e faccio un altro lavoro. Ok. I progetti futuri? Allora, come progetti futuri, ogni tanto vorrei smettere, perché alla fine, insomma, a 60 anni mi rendo conto che l'energia di seguire tutto il matrimonio, il giorno dell'evento, insomma, non è sempre così facile. Però poi mi dispiace, tutti gli anni poi si ricomincia. È normale. Però penso proprio che magari ancora un paio d'anni e poi mi dedicherò alla stesura del mio libro. Beh, allora aspettiamo assolutamente l'uscita di questo libro. Poi non so se verrà mai pubblicato, se troverò Beh, qualche non si sa animafia che lo mai, eh. pubblicherà, Cioè, hai però. comunque del tempo, penso, quindi non è un gran problema quello. Eh sì, speriamo di Beh, avere potrebbe tempo. essere come il titolo che immagino darò a questa puntata, che è I consigli di un matrimonio perfetto. Potrebbe chiamarsi così. Io, Laura, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per essere venuta a trovarci. È stato un piacere. E vi ricordo invece che questo podcast lo potete sì ascoltare su Spotify, su Google Podcast, Apple Podcast e tutte le varie piattaforme. Potete anche vederlo in forma video su YouTube. E vi ringrazio di essere stati con noi, di averci dedicato il vostro tempo e ci vediamo in una prossima puntata di Umano. Ciao. Ciao ciao!